Ciao, questo video è per persone che in questo momento si sentono in estrema difficoltà. Può essere magari che abbiano un familiare a loro contro e si sentono davvero disperati e non sanno cosa fare in questo momento. La cosa che ci viene incondizionatamente insegnata dalla nostra società è che questo è il modo per poter e lasciare il nostro corpo per dire non ce la faccio, oppure sentire il desiderio di poter raggiungere qualcuno a noi caro, magari in cielo. E fino ad oggi nessuno ti ha insegnato quali sono degli strumenti spirituali radicati nella materia a tal punto da poter fare quello che è un vero cambio di paradigma di questa situazione. Queste situazioni non capitano mai a caso, ma sono un'eco di un antenato, di un'azione che è successa a un antenato il cui eco ritorna. E la vita è un dono davvero che noi possiamo soltanto rendere sacro e proprio attraverso quelli che sono stati i sacrifici fatti dalle persone venute prima di noi possiamo rendere sacro questo gesto, questa azione. Se sei qui non è un caso, è la vita ti sta dando l'opportunità per risvegliare quell'antico dono che è dentro di te e che ancora tu non conosci, non sai di avere, ma la vita ti sta dando l'opportunità per generare un cambiamento. Quindi è possibile che tu senta un'attrazione magari per quello che è una tua grande dote, magari una dote artistica, una dote sensitiva. La vita ti sta portando a risvegliare questo dono e se noi siamo qui è perché c'è qualcosa di speciale per noi e che noi possiamo fare per la terra. Non è mai un caso e se la vita ti sta dando l'opportunità proprio di essere qua è che grazie a tutto l'amore e il sostegno delle persone che ti stanno sostenendo affinché tu possa portare questa antica sapienza nel dono, perché tu possa aiutare altre persone e tu possa essere un esempio per loro. E noi possiamo insegnare alle persone ciò che noi abbiamo risolto dentro di noi e così possiamo replicarlo ed aiutare altre persone a farlo. E è un qualcosa che abbiamo radicato dentro di noi. Ed è qualcosa che noi abbiamo sperimentato, così noi quella problematica potremo andare ad aiutare altre persone. Sei chiamato o sei chiamata davvero a qualcosa di speciale? Attraverso proprio l'architettura sensibile del corpo umano, aiuta le persone a risvegliare qual è la loro antica saggezza, a portarla nel mondo affinché l'equilibrio del benessere possa essere davvero consacrato nel corpo. E tu possa raggiungere qualcosa che davvero tu meriti e che già è dentro di te e aspetta soltanto di essere sciolto e liberato e portato nel mondo. Se vuoi avere dei nuovi strumenti per radicare questi concetti attraverso la materia proprio nel tuo corpo, dove lì risiede proprio il blocco. E noi possiamo soltanto a livello animico andare a risolvere quella proprio l'ostruzione che blocca e liberare così l'energia vitale insita in ciascun individuo, così come avviene in un albero, in una pianta, così avviene anche in un corpo. Se vuoi, puoi prenotare la tua consulenza gratuita che trovi nel link qui in descrizione, oppure trova qualcuno, una guida che per te è affine, che ti porterà nel cambiamento, che è il cambiamento dell'anima, che ti aiuterà a contattare il tuo cuore, quelli che sono i tuoi desideri. E non sarà così un condizionamento dato dalla mente, ma sarà un processo animico guidato dall'anima. E l'anima risiede nel cuore. A presto, Elisa.